Gesù non soffriva di insonnia, eh? Non aveva proprio problemi a dormire, dormiva tranquillo e sereno anche nella situazione più difficile e se vegliava era perché lo aveva deciso lui di vegliare e anche la sua veglia, che si ripete molte volte di preghiera in intimità con suo padre, è un altro aspetto del sonno di chi non dubita di suo padre, di chi può dormire, cioè può riposare in qualunque circostanza perché ha la certezza che tutto concorre al bene. È come un bambino in braccio a sua madre, diversato, che ha appena preso il latte, è sereno, tranquillo, non pensa che potrebbe accadergli qualcosa di male. Come dice la lettera agli ebrei, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Quando uno dorme non vede nulla. Fondamento di ciò che si spera. E quando uno è in barca, spera passare all'altra riva, spera di fare questa Pasqua, questo esodo, da una riva all'altra. Così in questa giornata che cosa speriamo noi? Perché ti sei imbarcato in questa giornata? Perché tante cose? Cosa speri? Cosa aspetti? Dove stai puntando la tua prua? Gli apostoli, stando con Gesù Cristo nella barca, avevano perso la prospettiva. E non solo avevano perso la prospettiva, avevano perso il fondamento della loro stessa vita. Il Signore dirà: non avete ancora fede, perché avete paura? E la paura della morte è sempre legata alla mancanza di fede, che noi tutti abbiamo sperimentato la morte, che è conseguenza del peccato. E per questo noi siamo soggetti a schiavitù per tutta la vita. Il Signore è venuto per liberarci da questa paura. E San Paolo dirà: sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa vita che vivo nella carne, cioè questa vita che vivo nella barca, che è piena di acqua, che incontra tempeste, incontra onde, incontra vento contrario. Questa vita che viva nella carne, nella debolezza, cioè nella precarietà di una piccola barca in mezzo a un mare in tempesta, la vivo nella fede del Figlio di Dio, cioè nella fede di Cristo. Eccola, la fede di Cristo. Dormire in mezzo alla tempesta. E agli apostoli cosa importava? Qual era il fondamento, qual era il centro della loro vita in quel momento? Come per te e per me, di fronte a questo che stai vivendo oggi, di fronte alla tempesta che sicuramente stai vivendo, una tentazione, un pensiero malvagio sulla tua vita, su quello che è stato forse nel passato, su quello che potrebbe essere il futuro. Per esempio, nella malattia della depressione, la proiezione sul futuro giochi un ruolo fondamentale, importantissimo. Il panico, le paure, l'incapacità di entrare istante dopo istante nella storia, nella realtà, il voler fuggire, certo è una patologia, ma si manifesta proprio con i fantasmi di un futuro, che hanno sicuramente origine nelle esperienze difficili, dolorose che si hanno, che però poi sono proiettate e ingigantite nel futuro, tanto che il futuro appare come qualcosa di impossibile da vivere, e questo ti porta fuori proprio la mente, è qualcosa di terribile, non ce la fai, non riesci più a governare la mente, la paura governa la tua mente e te la porta via. Non la governi. Poi sperimenti che, istante dopo istante, ogni pensiero terribile che ti viene sul futuro non è vero, non corrisponde a ciò che si realizza, eppure hai una paura terribile. Ebbene, i discepoli, gli apostoli, erano con Gesù, ma il fondamento, il centro della loro vita non era Cristo. La situazione, le onde, la barca piena di acqua, erano il centro, non era Cristo. Allora, il problema di ogni persona nelle situazioni differenti della vita, problemi in famiglia, problemi con i figli, problemi di salute, di lavoro, qualsiasi cosa, qualsiasi tempesta della vita, è come e con chi si affronta questa situazione. Dice: presero Gesù con loro così com'era. E perché hanno preso Gesù? Perché avevano bisogno di uno che aggiustasse la situazione, di uno che rimettesse a posto le cose, che risolvesse i problemi. Infatti, il suo dormire
rivela ciò che c'è nel loro cuore. Non ti importa che moriamo, non ti importa che siamo perduti. Cristo, erano con Lui, erano con Cristo. Cioè, noi non, forse non possiamo immaginare questo, no? Perché non siamo fisicamente con Cristo, ma hanno visto miracoli, lo avevano sentito parlare. E che succede? Come potevano dubitare che Lui importasse di loro? Se li aveva scelti, se li aveva amati, se li aveva presi con sé. Allora, la situazione aveva preso la loro vita, li aveva strappati a Cristo, avevano nevrotizzato quella situazione. È Cristo il centro della tua vita, oggi? È Cristo? Cristo sta dormendo, cioè Cristo sta dando la vita per te. Questo è il sonno della morte, questo è il sonno di Cristo nel sepolcro. Mi stava salvando, mi stava togliendo dalla perdizione, proprio dormendo. Era una profezia, stava passando dentro le onde della morte, con loro, prendendo la loro morte, prendendo la loro paura. Ma loro volevano togliere le onde, volevano togliere la precarietà, volevano stare in pace, volevano che quel problema fosse risolto. Vuoi questo? Forse per questo stai soffrendo, forse per questo sei angosciato, perché il centro della tua vita, della mia vita, non è Cristo. È risolvere quel problema di mio figlio, è risolvere quel problema del matrimonio, che mia moglie mi capisca, che mio marito mi rispetti in questo momento con i miei tempi e non abbia i suoi problemi, che questa malattia sia guarita, che trovi lavoro subito, eccetera, eccetera. Niente onde, niente onde, ma non è così. Non è questo il cammino al quale siamo chiamati. Noi siamo chiamati al cammino di Abramo, al cammino di tutti coloro i quali sono stati visitati dal Signore e colmati con la fede, che sono passati attraverso la notte, attraverso la precarietà, e lì hanno conosciuto Cristo. Entrare nella storia, entrare in ogni evento, entrare nella tomba e passare indenni con Cristo, cioè addormentarsi con Cristo, questa è la fede, perché hai Cristo, perché sei unito a Lui, perché vivi la tua vita nella fede di Cristo, sei crocifisso con Lui e lì nulla ti manca, lì non hai paura di nulla, perché sai che Cristo ha vinto la morte. E come lo sai? Perché ti ama, perché ti ha perdonato, perché ti ha tratto fuori da quella schiavitù al peccato, da quella schiavitù al gioco, al sesso, da quel giudizio, da quel rancore. E oggi sei una persona nuova. Allora al centro della tua vita è Cristo. Non sono le onde che oggi incontrerai, non sono i problemi il centro della tua vita, non è nemmeno la tua debolezza, non è nemmeno la tua fragilità. Tu non sei la tua debolezza, tu non sei la tua fragilità, non sei la tua malattia. Tu sei molto di più, sei Cristo che è vivo in te. Allora possiamo addormentarci anche noi e non soffrire di insonnia, cioè uscire dalla nevrosi, uscire da queste depressioni interiori che ci fanno temere tutto e ci fanno fuggire e alienare da tutto. Il cristiano è colui il quale entra nella storia e vive laddove tutti fuggono, vive laddove tutti non possono vivere. E questo è il segno del cielo. Vive in pace, addormentandosi col Signore in mezzo alla tempesta, perché vive nella Chiesa, nella barca, che è il corpo di Cristo, e passa indenne nel sepolcro e guarda alla risurrezione, a ciò che ci verrà dato e della cui risurrezione, della cui vita eterna, proprio dentro alla tempesta noi possiamo sperimentare le primizie.